Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: nelle ultime ore Katia Ricciarelli avrebbe ricevuto un brutto colpo, ma da parte di chi si tratta? Ecco svelato il nome. Katia Ricciarelli ha fatto parte dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, riscuotendo un successo straordinario tra il pubblico a casa. I telespettatori, seppur la conoscessero già e di gran lunga, hanno avuto modo e possibilità di conoscerla più a fondo su punti di vista più ignoti, più intimi e privati. Katia Ricciarelli. La Ricciarelli infatti fin dal primo giorno si è messa in gioco, ha parlato e raccontato di sé, della sua vita, della sua carriera e delle sue storie sentimentali. Non si è mai tirata indietro nel gioco del reality o nel dire quello che pensava, risultando a volte, agli occhi di molti, troppo schietta e forse non molto simpatica. Più volte infatti è stata criticata da persone interne ed esterne alla casa del GF VIP per via di alcune sue espressioni nei confronti di altri concorrenti come quelle rivolte a Lulu Selassie. Oppure per via di alcuni suoi atteggiamenti considerati da alcuni un po' forti. Ciò nonostante, lei non si è mai fermata e ha continuato a mostrare la grande personalità e l'eleganza che la contraddistinguono da sempre. Ma da chi ha ricevuto un duro colpo in questi ultimi giorni? Katia Ricciarelli, brutto colpo per la cantante lirica. Ho l'apostrofo interno della casa del Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli ha stretto legame con quasi tutti i concorrenti. Ovviamente con alcuni di questi ha legato in maniera più profonda ed intima come con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Mentre con un'altra persona, seppur all'inizio sembravano essere molto unite e andare veramente d'accordo, verso la fine hanno litigato e si sono raffreddati i rapporti. Di chi stiamo parlando? Di Manila Nazzaro. Con l'ex Miss Italia il legame, inizialmente nel reality di Canale 5, era molto intimo e le due ex vippone si sono più volte confidate riguardo alla loro vita privata. Ma poi con il passare del tempo si sono allontanate fino a diventarlo del tutto. In una recente intervista rilasciata a Mondo TV24, Manila Nazzaro ha parlato del suo rapporto con Katia Ricciarelli e delle amicizie in generale, quelle vere e quelle che poi dopo il GF VIP si sono rivelate solo apparenza. Ecco che cosa ha detto riguardo alla cantante lirica. Una grande delusione umana. Ecco quanto ha dichiarato l'ex Miss Italia in una recente intervista a Mondo TV24, purtroppo, pago lo scotto di una grande delusione umana, che è Katia Ricciarelli, non l'ho mai nascosto, ci siamo date tanto, io ho dato tanto e alla fine ho scoperto un altro pensiero, quello che un po' è successo con Valeria, nel senso che scopri che le persone hanno un altro pensiero su di te, dire le cose cattive in questa maniera non sono belle. Quindi, a quanto pare, tra le due ex vippone non ci sarebbero stati più rapporti una volta conclusa l'esperienza al Grande Fratello VIP. E per Manila, la cantante lirica si sarebbe rivelata una grande delusione umana. Scoprendo che aveva un pensiero su di lei totalmente differente da quanto detto in precedenza. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.